Bentornati sul mio canale, oggi nuovo video. Allora, sono felicissimo perché ho un sacco di cose carine da scartare. E allora, da dove inizio? Inizio sicuramente da una cosa che non vedevo l'ora di fare, perché come avete visto in qualche video precedente, il mio ragazzo tempo fa mi ha regalato Alice di Disney Store, probabilmente è la prima volta che esce come principessa classic ed è andata a ruba, cioè non si trovava da nessuna parte, ero sempre lì sul sito a cercarla, a vederla, niente, nel negozio Disney Store di Bologna ci sono andato tipo 5-6 volte, non la trovavo mai e lui me l'ha presa su eBay. E sono stato contentissimamente quando l'ho ricevuta, ma ho deciso di non aprirla perché comunque ha un valore affettivo, è un regalo, eccetera, eccetera. Ho deciso di non aprirla e quindi ero super curioso di poterla vedere. Allora, cosa ho fatto? Sono andato in centro ieri col mio ragazzo e al Disney Store, ormai i commessi che mi conoscono mi fanno: "Ah, guarda, guarda, finalmente dopo mesi è arrivata anche Wendy Alice." E io, Wendy già ce l'ho, l'ho aperta. Ovviamente mi sono preso un'altra Alice, perché così questa che mi ha regalato il mio ragazzo la tengo ancora in scatola e questa qua la apro subito, che non vedevo l'ora veramente di aprirla e di poterci giocare. Cosa che ho fatto con Wendy, che trovo assolutamente deliziosa. Ecco qua, ah, mamma mia, che goduria aprirla, è veramente veramente bella. Allora, aspettate che adesso andiamo a toglierla completamente. Allora, l'unica pecca, fra l'altro lei e Wendy hanno un corpo più piccolo rispetto alle principesse. L'unica pecca è che, come la maggior parte delle principesse che si trovano adesso in giro, ha le gambe che non si piegano, cioè ha le gambe come le vecchie Barbie che cliccano ma non sono articolate. Adesso ve la faccio comunque vedere meglio. Io ovviamente ieri ci ho messo tipo mezz'ora al Disney Store a scegliere quale fosse la più bella, perché fra l'altro sono stato molto fortunato che quella che mi è arrivata presa online dal mio ragazzo è veramente messa, cioè non ha nessun tipo di difetto. Eccola qua. Aspettate che tolgo un po' di roba. Guardate che carina. Ovviamente necessita subito e immediatamente di una sistemata ai capelli, che sono pieni di colla. Va sistemata per bene, però è veramente, veramente molto, molto carina e adorabile. Non vedevo l'ora di aprirla. La faccio vedere così, sono veramente, veramente molto molto contento. Bene, proseguiamo perché per la Befana il mio ragazzo mi ha fatto trovare una casa con dei dolciumi, ma all'interno c'era anche questa dolcissima gattina delle Sylvanian Family. Allora, mi sono sempre piaciute le Sylvanian Family, ma mi è ritornato in quest'anno di nuovo la voglia di collezionarla di nuovo. In qualche video precedente vi faccio vedere anche la maxi casa che mi sono regalato e lui è stato così molto molto carino da regalarmi questo personaggino, anche perché io ho i gattini piccolini che ho comprato sempre in un negozio, fra l'altro molto fornito, di Bologna. Allora, vado ad aprirlo perché comunque questa non la terrò in box, la vado ad aprire. Allora, ci sono questi libricini, fra l'altro, che sono veramente adorabili e carinissimi, dove fanno vedere anche proprio, diciamo, un pochino la storia, perché sono suddivise per famiglie, e poi ti fanno vedere anche le altre cose che puoi acquistare, gli altri personaggi, ma anche le altre location, chiamiamole così. Veramente, veramente molto carina. E lei è Silk Cat. Gatto di seta, una roba del genere. Allora, andiamola a togliere. Io una cosa non mi fa impazzire, perché la qualità è veramente buona anche dei mobili, delle case, eccetera. I personaggi sono veramente molto molto carini, fedelissimi a quelli vintage, però una cosa che a me non piace in assoluto sono i vestiti, li trovo abbastanza cheap. E infatti lei la spoglierò subito e poi dopo sperimenterò, troverò qualche vestitino adatto a lei. Ha anche la borsetta,
E adesso, anzi, sapete che c'è? La spogliamo subito perché comunque, secondo me, è anche più carina nuda che con il vestitino. Ci sono purtroppo gli elastici che hanno un po' segnato il vellutino. Che peccato. Magari un pochino con le mani si riesce a sistemare. Ah, la coda, guardate che carina la coda. Ed è veramente molto carina. In realtà, poi spogliata è anche abbastanza sessuato. Cioè, può essere anche un gattino tranquillamente. Magari lo vesto da gattino. Adesso ci penso. Comunque, veramente molto, molto carino. Allora, proseguiamo perché non sono finite qui le cose da aprire. Ma questo mega pacco. Faccone, troppo troppo bello! Fra l'altro, sono andato alla Coop qualche settimana, qualche sera fa col mio ragazzo e ho trovato praticamente questo set ultimo in assoluto scontato a 30 euro. Ero lì che dicevo: no, non posso, non posso. Facevo la persona matura e responsabile, non posso spendere questi soldi, non posso spendere questi soldi. Il mio ragazzo ha fatto: lo regalo io, te lo regalo io. Ho detto no. Piuttosto me lo compro io per 30 euro. Ho detto ok. In realtà ero un po' dubbioso per il semplice fatto che in realtà io terrò solo la testa di lei e la testa di lei. Basta. Dopodiché non mi interessa nient'altro perché le decapito e le metto sui corpi articolati. Allora vi faccio vedere dietro la scatola c'è un labirinto che il mio ragazzo mi fa. Povero illuso. Mi fa. Mi raccomando, non rovinare la scatola come tuo solito, che così dopo facciamo il labirinto. Adesso vedremo quanto sarò bravo ad aprirla senza rompere il labirinto dietro. Allora, andiamo a vedere. Dai, forse sono anche abbastanza avvantaggiato dal fatto che in realtà si dovrebbe togliere così. Ok, direi che il labirinto salvato. Eccolo qua. Via. Ed eccole qua, queste tre belle donzelle. Allora, sono carine. Se fossi stata una ragazzina o un bambino, mi sarei in realtà veramente rimasto molto molto contento perché per la sola spesa di 30 euro, comunque, signori, è un regalo veramente di tutto merito. Sono molto carine anche le scarpe di lei. Sì, dai, qualcosina tengo, però la maggior parte delle cose no. Lei, quella centrale, per esempio, non salvo nulla, assolutamente. Allora, io volevo vedere se riuscivo in realtà a staccare. Boh, proviamoci. A staccare le teste. Che carino questo. Adesso vi faccio vedere questo cerchietto. Allora, dicevo, voglio vedere se riesco a staccare, se sono diventato un decapitatore pro, che riesco a staccare la testa dal corpo senza neanche togliere il corpo dalla confezione. Adesso vediamo, signori, adesso vediamo quanta la mia bravura è reale o quanto io sono semplicemente uno sbruffone, perché se poi si rompe il collo, cioè comunque a me, voglio dire, un po' mi dispiace, ecco. Momenti di suspense. Signori e signori, ho dato una gomitata fortissima, ma la testa è qui. E il perno è salvo. Allora, questa cosa mi ha divertito un sacco, quindi la farò con lei, con l'altra bambola. Allora, vi volevo far vedere comunque il cerchietto che è veramente, veramente molto, molto carino con le stelle. Veramente, veramente molto bello. Poi lei mi piaceva particolarmente e infatti andrà dritta dritta su un corpo made to move articolato. Stessa cosa di quest'altra donzella. Lei è una sirena, poi c'è una principessa e c'è una fatina, che è quella che appunto adesso proverò a decapitare facendo lo stesso giochino che ho fatto prima. Portos. Athos, chi sei tu? Athos. Mi raccomando, stai fermo lì, Athos, che c'è il telefono. Non ti mettere a. Ehi, ehi. Il telefono. Vai via! Avete visto, ha traballato tutto. È stato il gatto. Allora, non lo so, questa fa un pochino più fatica, ma voglio ancora provarci.
Esatto, raga, niente, dai, su, attenzione al gomito. Ok, fatta anche questa e anche di questa il corpo è salvo, quindi potrò utilizzarla eventualmente per qualche altro combo, nel senso che gli metto la testa di qualche altra povera sfigata che non mi interessa e poi magari proverò a 2-3 euro a venderla. Allora, però ce l'ho fatta e sono veramente, veramente molto molto contento perché appunto ho comprato praticamente queste bellissime bambole a un prezzo stracciato solamente per queste due teste. Che mi sono costate in realtà 15 euro l'una. Ci può stare, però in realtà del corpo della fata. Dai, adesso andiamo a togliere. Ho fatto tutta sta scena di togliere la testa, ho fatto il figo, né? Poi dopo in realtà la vado a togliere perché della fata in realtà io vorrei salvare la gonna che mi piace e anche la collana mi piace molto e anche le scarpe. Le scarpe, peccato che non. No, mi sa che allora non le salvo. Sono molto molto belle, ma non hanno il tacco. Perché ovviamente lei vola, quindi un po' no. Non hanno il tacco. Non avendo il tacco, non riesco poi a posizionare la bambola per terra o su un piano per fare la foto. Quindi no, in realtà recupero solo la collana, che ripeto, mi piace particolarmente, molto molto carina, però per il resto lascio tutto qui. Recupero anche appunto la gonna. Bene signori, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento perché mi fa sempre tanto piacere quando interagiamo. Chiedetemi quello che volete, io vi rispondo sempre. Ma la cosa che vi chiedo in assoluto è quella di mettere un like a questo video, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica. Io pubblico un video ogni 3, massimo 4 giorni. Detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao!